Benvenuti a Economy Up, benvenuto Almir, benvenuto Filippo. Filippo Lamantia sta per aprire un nuovo ristorante a Milano, adesso ci racconterà a che punto è. Almir Ambescovic è stato, diciamo, il caso del mese di febbraio, perché la startup da lui fondata, Restopolis, è stata acquisita da TripAdvisor e con questa acquisizione, insieme a quella di MyTable, è nato in Italia, anche in Italia, The Fork, questo nuovo servizio di prenotazione di ristoranti di TripAdvisor. Almir, tu sei nato a Sarajevo 37 anni fa, però hai cominciato a fare l'imprenditore prestissimo in Italia. Quando e perché? Esatto, ma ho iniziato che avevo 21 anni praticamente. Il perché? Perché ci si è portati. Alla fine probabilmente nella vita avrei fatto molta fatica a fare qualche cos'altro. E con che cosa hai cominciato? Io ho iniziato con un'azienda nell'information technology, era il boom del web, dell'internet, dell'anno 2000, euro, tutta una serie di questioni informatiche, problematiche informatiche, e quindi stava esplodendo quel mercato. Io stavo lavorando come consulente ai tempi e ho fondato la mia prima azienda. Adesso poi vedremo Restopolis. Filippo, a che punto sei con il nuovo ristorante milanese, che è il tuo primo ristorante di proprietà, il primo a Milano, visto che finora hai sempre lavorato su Roma prevalentemente? Su Roma, solamente a Roma, che devo tantissimo comunque a Roma, quindi mai assolutamente che dimenticare, anche se in questo momento sono proiettato verso questa città che spero ma mi dia soddisfazioni. È un cantiere grande, è un impegno enorme, è il mio primo investimento che faccio, che su me stesso. Ho deciso di affidarlo a un grande architetto che onestamente mi sta mandando avanti i lavori in una bella maniera. Ecco, quindi anche questo è un impegno imprenditoriale per Filippo Lamantia, che ama sempre definirsi oste e cuoco, sempre. E poi ci spiegherai perché. Certo. Almir, ci spieghi un momento come è cominciata l'impresa invece di Restopolis e come siete finiti in bocca a TripAdvisor? Finiti in bocca. Allora, diciamo che Restopolis è nata di fatto da un modello di business che avevamo visto funzionare molto bene negli Stati Uniti. Allora ci siamo messi a studiare quello che era il mercato italiano della ristorazione, scoprendo, perché ai tempi non lo sapevo, che fosse un mercato enorme, sia in termini di quantità di ristoranti, sia in termini di volumi. Parliamo di un mercato di 65 miliardi di euro, è più grande d'Europa. E quindi insomma lo ritenevamo pronto, e così insomma partita con la tipica startup: cerchiamo di fare quello che riusciamo con le nostre risorse e buttiamoci alla ricerca di capitali. Questo quanto tempo fa succedeva? Succedeva circa 4 anni fa. E ovviamente parliamo di 4 anni fa, sembra 20 anni fa per quanto riguarda il discorso della raccolta dei capitali, perché insomma il mercato era poco maturo, noi ci abbiamo messo 2 anni per trovare i primi investitori. Dopodiché, nel momento in cui siamo riusciti a trovarli, nel giro di un anno abbiamo fatto 4 aumenti di capitale e poi siamo arrivati in bocca a TripAdvisor. Vediamo adesso però in questa scheda come funziona, più che Restopolis, diciamo adesso The Fork. Sushi, pizza o indiano? Sono 5.000 i ristoranti italiani che da qualche settimana si possono prenotare con un click grazie a The Fork, il brand di TripAdvisor che ha inglobato e sostituito Restopolis e MyTable. Con The Fork potete scegliere dove andare a cena in base alla zona, ai prezzi, al tipo di cucina o di atmosfera e ovviamente alle recensioni. Attraverso il sito, le app Apple e Android e anche via TripAdvisor si può controllare la disponibilità in tempo reale. Se il locale è pieno, il sito o l'app propongono soluzioni alternative. Il servizio prevede anche incentivi come menu a prezzo fisso e sconti fino al 50%, un po' come siti di couponing ma senza dover presentare nessuna mail stampata. L'offerta viene applicata direttamente alla cassa. Filippo, quando potremo venire a trovarti nel nuovo ristorante milanese che porterà il tuo nome? Il mio nome e cognome è un progetto, Filippo Lamantia, oste e cuoco, poi ti racconto perché. Io credo di aprire entro 25 giorni, perché ovviamente essendo un grande spazio, dopo che il cantiere è chiuso, il posto è arredato, ha bisogno di essere personalizzato. Diciamo entro fine marzo. Sì, diciamo, ma io già anche il 20 ho impegni. Quindi ecco, benissimo. Aderirai a un'iniziativa come quella che abbiamo visto raccontata nella scheda The Fork? Guarda, io sono felice che intorno ai cuochi e alla cucina, in questi ultimi 10 anni, forse anche qualcosa di più, che si sono creati tutta una serie di attività e di lavori.
Infatti io stesso conosco tanta gente, imprenditori coraggiosi, food blogger, c'è gente che praticamente intorno al cibo ha fatto veramente tanto. Io sono un pochettino dalla scuola antica, nel senso che la comunicazione che deve avvenire attraverso il cibo e la gente deve venire perché ha mangiato già nel mio ristorante. Quindi quello del passaparola, quello di provarlo, perché io praticamente faccio esclusivamente cibo, lo posso fare in un gran bel posto, posso essere appoggiato a strutture che comunicano che assolutamente bene il progetto, ma se poi tu vieni da me e mangi male, praticamente tutto questo non è servito a nulla. Quindi Filippo, la risposta è no. Non è che no, siccome ho conosciuto in questi anni tante di queste situazioni, poi io con TripAdvisor ho un po' il dente avvelenato perché in questi anni abbiamo avuto molti scontri duri perché permettono a gente che neanche è venuta mai nei nostri ristoranti di scrivere cose esclusivamente in maniera anonima, per tanto per. Ecco, allora facciamo una Quindi cosa. Non è il momento, non è solamente io, diciamo che noi cuochi siamo oggi praticamente soggetti a critiche da invidie gratuite scritte praticamente in siti importanti che tutti leggono e di cui noi praticamente abbiamo problemi. Allora entriamo un momento in anteprima in quello che sarà il nuovo ristorante milanese di Filippo Lamantia e poi vediamo che cosa risponde Ambescovic a queste più che critiche, a questo punto di vista, certo, di un cuoco. La mia generazione ha vissuto le osterie, quelle vere. Lo steak cuoco era il patron dell'osteria. Ti riceveva, ti raccontava il piatto, te lo andava a cucinare, te lo portava a tavola, ti faceva da bere, ti faceva il conto, ti accompagnava alla porta e ti lasciava con un grande sorriso. C'è un progetto semplice, fatto di contatto, di comunicazione, di semplicità, di allegria e di casa, di convivialità. Quello è il mio progetto, dovunque esso sia. Seconda stella a destra, questo è il cammino. Il mio progetto è iniziato nel 2001 perché mi trasferì a Roma e da lì, da un giorno all'altro, decisi di comprarmi una giacca bianca da cuoco e di iniziare a fare appunto il cuoco. Era una città dove che girava tutto, quindi politica, cinema, finanza, arte. Per me il cibo era un prodotto di scambio. Tu mi ospiti e io ti cucino. Inizio a cucinare nelle case delle persone. Ed ora sei quasi convinto. Ecco, Almir, come possiamo fare per convincere, per avere questo ristorante dentro la vostra piattaforma? Perché abbiamo capito che Filippo non è tanto d'accordo. Allora, adesso testiamo il mio speech di vendita. No, allora, il concetto è questo. Cioè, capisco il suo punto di vista perché è anche abbastanza comune e normale. Ovviamente stiamo parlando di qualche cosa di anche abbastanza nuovo per quanto stia sviluppando velocemente. Ecco, partiamo da un presupposto. Noi abbiamo già 5.000 ristoranti in Italia e 20.000 in Europa. Felici di farne parte, perché comunque per loro è un'opportunità e continuano a crescere di migliaia mese su mese. Oggi come oggi, non offrire la possibilità al proprio cliente di prenotare tramite internet il ristorante con una conferma immediata sta arrivando a diventare quasi un disservizio. Immaginiamo che domani non possiamo più prenotare un hotel, che non possiamo più prenotare un volo. Sarebbe un disservizio clamoroso. Ok, ecco, i ristoranti sono pronti per poter offrire questo servizio e attraverso di noi lo possono fare. E quello che è la cosa più bella del nostro business è che comunque a loro, concordo perfettamente con quello che hai detto, il ristoratore deve pensare poi a cucinare, a dare comunque un buon servizio all'interno del suo ristorante. E poi c'è il concetto del passaparola. Il passaparola oggi è anche molto sul web e noi non facciamo altro che veicolare questa informazione e dare la possibilità alle persone di accedere in maniera più facile. Quindi non devo più chiedere all'amico come si è trovato in un posto, ma posso comunque a farmi aiutare in qualche maniera da tutta una serie di altre persone che sono milioni che comunque sono su. Filippo, quindi si tratta di dare un servizio più ai clienti oppure? Il servizio loro è straordinario. Io apprezzo tutte le innovazioni, le idee soprattutto che di persone che stanno investendo in qualcosa di importante. Però non ci dimentichiamo che questi portali che contengono tutte le informazioni scritte dalle persone che ci sono in giro, non tutte che
che rappresentano la realtà. Ecco, ma qui adesso perché stiamo parlando delle prenotazioni. Se tu mi fai praticamente antipatia perché c'hai una giacca che non mi piace, io domani mattina scrivo praticamente che tu sei un poco di buono, capito? Senza che ti conosco, senza che ti sono venuto a trovare, senza che ho mangiato il tuo cibo, senza che ho studiato praticamente il tuo profilo e la tua storia. Sono praticamente oggi c'è praticamente questa possibilità di scrivere qualsiasi cosa di chiunque a prescindere. Ecco, scusa Filippo, però questa qui è TripAdvisor, il servizio di prenotazioni però è collegato. Sì, però se io vado a vedere il ristorante Tizio, tutto quello che c'è scritto sul ristorante Tizio, e io leggo 8 praticamente scritte che recensione di profili, nickname, è brutto, si mangia male, la pasta era scotta, l'ambiente era praticamente fetido, magari poi vado lì e mi trovo un posto totalmente il contrario, ma ci devo andare. Alcuni che si fermano praticamente alla lettura. Certo, ma non è che forse questo tipo di servizi è più adatto a un tipo di ristorazione media internazionale, esatto, piuttosto che ad una ristorazione come la tua, che comunque ha una personalità, adesso che ha una cucina e una esperienza particolare. Ecco, infatti io stavo arrivando appunto là, i 5.000 ristoranti che sono praticamente dentro il progetto, che sono felice che ci siano, probabilmente appartengono alla categoria praticamente di quelli, non senza una firma, perché oggi ma la firma non serve a nulla, io sono il primo che combatte le firme, capito, assolutamente, ma probabilmente chi ha fatto del proprio lavoro una passione e tende ogni giorno a comunicare quello che io faccio, diciamo che appoggiarmi per recepire i clienti a una struttura professionale di questo tipo per me è un pochettino ecco, si chiamano obiezioni, visto che stavamo facendo il giochino dello speech di vendita, no? E io sono bravissimo a rispondere. È più difficile convincere i ristoratori o i clienti a usare un servizio del allora, genere? Diciamo che ovviamente le due cose vanno un po' pari passo. Era difficile un po' di tempo fa, adesso onestamente non lo è, perché ci sono comunque dei motivi oggettivi per i quali è impossibile non farne parte. Allora, giusto un po' di dettagli. Allora, partiamo dal nostro servizio. È vero che facciamo parte della famiglia di TripAdvisor e siamo anche fieri e orgogliosi, perché è un sito che continua a crescere e sta facendo dei numeri pazzeschi. Però nel nostro caso, ad esempio, può recensire solo chi al ristorante c'è stato, e per ogni recensione c'è anche indicata la data in cui questo ha consumato presso il ristorante. Quindi non c'è il caso in cui uno lo fa a prescindere. E fra l'altro poi queste recensioni vanno anche a finire all'interno di TripAdvisor, quindi si aggiungono anche alle altre. Per quanto riguarda la tipologia dei ristoranti, noi abbiamo di tutto. Abbiamo tantissimi ristoranti dei top chef, Chicco Cerè ad esempio è stato anche al nostro lancio ed è comunque un ristorante più che rinomato, e ce ne sono tantissimi altri. L'opportunità è un po' per tutti, ovviamente si distinguono perché ci sono dei ristoranti che non hanno particolare bisogno di visibilità, però hanno bisogno di gestire al meglio i propri clienti e noi gli diamo questa possibilità, come ci sono quelli che hanno bisogno di visibilità, hanno bisogno di riempirsi, hanno bisogno di lanciarsi, e quindi comunque gli offriamo anche questo. Quindi vuol dire, capisco le motivazioni espresse, però effettivamente è un po' diversa la realtà di quello che noi facciamo. Quindi il fatto che dico i ristoratori sono felici, lo sono seriamente, quando cerchiamo di coinvolgere in delle iniziative eccetera ci appoggiano sempre, perché comunque è proprio un modello e sono veramente felice di farne parte, dove sono felici tutti, siamo felici noi perché comunque continuiamo a crescere, sono felici le persone perché hanno questa opportunità sia di prenotare ristoranti ma anche di risparmiare nei ristoranti, perché noi abbiamo centinaia di ristoranti che offrono questa possibilità ai nostri clienti, e poi abbiamo i ristoratori che hanno la possibilità di gestire al meglio la propria clientela, di comunicare verso di loro, cosa fondamentale, e poi anche di avere una forte visibilità ed evitare i tavoli vuoti. Filippo, non è che forse tu preferisci continuare a prendere le prenotazioni al telefono, col tuo personale? No, io sono antico. No, forse perché non sei un ristoratore, ma sei, appunto, torniamo alla tua definizione, un oste cuoco. Ma oste cuoco, infatti, che ho coniato questo detto, chiamiamolo, questo slogan ormai da 14 anni, io sono nato in una generazione delle osterie, quindi ho frequentato, per fortuna, a Palermo le osterie.
chi era l'oste? L'oste era quello che ti accoglieva, ti portava al tavolo, ti prendeva l'ordinazione, ti serviva da bere, andavi in cucina, ti cucinava, ti serviva, ti faceva il conto e ti riaccompagnava alla porta. Sempre col sorriso sulle labbra e non aveva bisogno assolutamente di nulla, perché lui aveva fatto in pieno il suo lavoro e la sua passione era praticamente quello di accogliere, nutrire e riaccompagnare il cliente all'uscio sperando che tornasse. Il mio progetto è questo, se l'ho fatto al Majestic con 70.000 presenze Majestic l'anno, a Roma io ho fatto 70.000 coperti l'anno al Majestic, ristorante, non di albergo, nel senso i clienti da fuori, e lì TripAdvisor ha permesso a persone di massacrarmi solamente per invidia, perché non li ha mai fatti nessuno in Italia, 70.000 coperti in un ristorante dentro un albergo. Quello che io faccio a Milano è ugualmente il mio stesso progetto fatto replicato da una persona. Stop, io sono ecco, lì che accolgo. Mi pare di capire che ci sono posizioni diverse. Non sapevamo di questi precedenti che tu avessi. No, ma noi abbiamo incontrato la numero uno di TripAdvisor con Italia a tavola praticamente a Firenze l'anno scorso, dove c'è stato un grande, diciamo, scontro, perché eravamo tanti cuochi senza che non hanno che bisogno che di un avvocato, certo. Ma ci siamo ritrovati centinaia di volte in imbarazzo a leggere veramente delle sciofeche incredibili sul nostro Almir, operato. Possiamo chiudere garantendo che aumenterete la vostra capacità di filtrare e verificare l'attendibilità delle vostre schede? Io molto onestamente, con tutto il rispetto di quello che sta dicendo lui, non credo che ce ne sia bisogno di migliorare così tanto, mi spiego meglio. Nel nostro caso ho spiegato come funziona. Per quanto riguarda TripAdvisor, il 95% delle persone intervistate per chiedere se trovano attendibili quelle che sono le recensioni hanno risposto sì, e la dimostrazione nel fatto che continua a crescere in termini di volumi. Quindi vuol dire non c'è bisogno di dimostrare niente. Dall'altro lato, ma anche qui comunque per dare un'ulteriore certificazione del fatto che comunque i ristoratori hanno capito e sono pronti, noi abbiamo fatto il lancio presso la FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, con il loro presidente Stoppani, il loro vicepresidente eccetera, che appoggiano assolutamente la nostra iniziativa. E la cosa fondamentale è quello che è l'opportunità per i ristoratori in generale, che magari a differenza di TripAdvisor, che comunque si interfaccia solo ed esclusivamente verso l'utente finale, noi parliamo direttamente con i ristoranti, andiamo dai ristoranti e con i ristoranti vogliamo costruire comunque questo progetto. Si sono resi disponibili, sono pronti e noi ovviamente siamo felici di far crescere questa cosa. Ci rivedremo fra qualche mese per fare il primo bilancio. Assolutamente. Grazie per essere stati con noi e auguri di buon lavoro. Grazie.